stato facile affrontare questa mostra, e quando mi hanno invitato ed è nato un po', è nata la scelta degli artisti e il titolo. Nello stesso momento quest'opera mi appartiene, la possedevo da molti lustri e stranamente in ogni mio lavoro ho pensato di utilizzarla, di fare la installazione, ma sono stata costretta ad abbandonarla e in questo caso l'ho tirata fuori, l'avevo anche smarrita, praticamente non l'avevo più, era stata conservata e quindi ho tirato fuori questo mio scheletro e la scaffalatura e un po' dove mi invita anche a inginocchiarmi. L'ho riempito di tante cose, e ogni box, ogni modulo possiede un pezzo della mia memoria o i pezzi dei miei lavori. E a un certo punto l'ho svuotata, ho reso il tutto invisibile, ho messo insieme anche i neon che abitualmente io semino, evidenzio con i neon, e questa volta ho creato un accrocchio, l'ho messo in un solo punto, una luce a gettante bianca. E qui ho reso anche questa, c'è una pendenza, il bilico forse, e rendendola invisibile ho dato la possibilità di poter mettere qualsiasi cosa, è aperta, è generosa nella sua forza forse. L'ho intitolata ai genitori miei, ha due valenze importanti per me, sicuramente ai miei genitori, e a un mio amico che 30 anni fa fece una sua personale e il nome era molto simile, quindi per me oggi è una giornata particolare.